Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è una giornata stupenda, era partita con le nuvole e la pioggia, comunque buon autunno a tutti. E niente, ormai sono 20 giorni che più di 10 pescatori italiani, insieme ad altri 8 che lavoravano con loro stranieri, sono prigionieri delle autorità libiche di Haftar, dopo che, a detta loro, hanno invaso il territorio marittimo. Haftar, siccome è particolarmente incazzato perché esce sconfitto dalla guerra civile in Libia, vuole ripristinare il suo dominio sul territorio marittimo. Il problema è che l'Italia non tira fuori gli attributi contro la Libia o per la Libia, o comunque per avviarci un dialogo il più costruttivo possibile. Purtroppo, a mio onesto parere, mancano politici di spessore in grado comunque di dire la loro con determinazione. Io non parlo tanto di competenze. Più che altro parlo di capacità di mantenere l'Italia su una posizione di vantaggio, o comunque di far valere il nostro paese per la storia che ha all'interno del Mediterraneo e per tutte le tradizioni che ne conseguono, anche per come agisce la nostra marina e per come gestiamo per l'appunto il territorio e i confini. È chiaro che si dovrà avviare un dialogo, anche perché Di Maio, quando è andato in Libia, non ha fatto come i suoi predecessori, che comunque hanno incontrato il generale Haftar, ha evitato questo incontro. Devo dire che ci va molto coi piedi di piombo Di Maio, va molto piano con tutte le scelte che fa in qualità di ministro degli esteri, e di conseguenza viene fuori una cosa del genere. Insomma, fondamentalmente Haftar si è anche incazzato per questo, perché è sempre stata data un'importanza di primo piano nelle relazioni internazionali, soprattutto l'Italia gli ha sempre dato determinate attenzioni. Non è stato fatto con il ministro degli esteri Di Maio, non so dirvi se questo sia sbagliato o giusto, vedremo un po' l'evoluzione del caso. È chiaro che però questi pescatori vanno riportati a casa. Ci vediamo al prossimo video.